Noi viviamo questa emergenza idrica da 7 anni a questa parte, proprio a causa del sisma che ha prosciugato completamente le falde acquifere e nessuno vuole risolvere il problema, soprattutto a livello di amministrazioni comunali. I sindaci di tutti e tre i comuni, Pieve Torina, Ussita e Visso, non sanno mettersi d'accordo per risolvere un semplice problema che però è determinante per tutte le aziende che stanno qui sull'altopiano. Soprattutto aziende condotte da giovani, perché siamo tutti ragazzi sotto i 40 anni, questo lo dobbiamo specificare, che hanno deciso di rimanere qui e investire le proprie risorse su questo territorio per mandare avanti la tradizione. Innanzitutto manca uno studio serio per la ricerca delle sorgenti in quota, sia sulla montagna che sovrasta Cupi, che è sotto il comune di Visso, sia della montagna di Monte Rotondo, che invece è competenza per Ussita. E poi la Regione Marche ha stanziato dei soldi per fare dei bacini artificiali sulle montagne. E addirittura il comune di Visso non vi ha partecipato, nonostante noi con i nostri avvocati abbiamo fatto una diffida affinché vi partecipassero. Abbiamo ricevuto soltanto una laconica risposta dicendo che non è loro competenza, da parte del SUAP. Se ancora c'è un barlume di vita, di socialità, è perché ci sono giovani agricoltori, allevatori che investono le loro risorse e fanno questa scelta di vita di rimanere su questi territori e non sono per niente incentivati da chi di dovere. Senza contare appunto che i comuni, essendo responsabili dei servizi, dei pascoli, perché loro sono enti gestori dell'uso civico, hanno il dovere per legge di reinvestire i nostri soldi che paghiamo in tasse, pascoli ed affitti, di reinvestirli nel territorio. Quindi, se ci sono le strade da rifare, se bisogna rifare i fontanili, se bisogna cercare le sorgenti d'acqua in quota, loro hanno il sacrosanto dovere di eseguire questi compiti con i soldi che gli diamo noi. L'importanza appunto del pascolamento sulle queste montagne determina anche la pulizia del falasco che ricopre tutta la superficie e quindi che permette all'acqua piovana e alle nevi di filtrare poi nelle falde sotterranee delle montagne che portano poi l'acqua nelle città, quelle che rimpinguano i fiumi. Significa che se le nostre attività cessano di esistere, perché in queste condizioni è davvero molto difficile andare avanti a nostre spese a trasportarsi l'acqua, determina appunto l'abbandono di queste montagne e quindi anche la scomparsa delle sorgenti d'acqua che vanno fino in città. Se la montagna muore, morirà tutto. Che siano fatte le strutture necessarie per rendere questi pascoli fruibili e che ci sia sempre disponibilità d'acqua tutto l'anno, sia per il bestiame e possibilmente anche per le persone, perché qui ci sono anche tanti turisti che passano sul grandanello dei Sibillini che lamentano la mancanza d'acqua, soprattutto in queste giornate torride d'estate. Più incazzato.